Buonasera, per Positano News ci troviamo a Sorrento nella chiesa di San Francesco e abbiamo con noi Frate Antonio e Frate Antonio. Frate Antonio, lei è da poco che è arrivato qui a Sorrento. Le prime impressioni, come si trova? Sì, è da un mese che sono qui assieme a Padre Antonio e siamo i due responsabili del convento di San Francesco. Oltre a San Francesco anche Massa Lombrense di Chequense. Le impressioni sono sempre belle, Sorrento è bella, ha una bellezza straordinaria, quindi ci ha messo in una condizione di responsabilizzarci ulteriormente per far sì che la nostra fraternità potesse dare un segno forte di rilancio del convento. E la popolazione cosa ha detto? Quando vi ha visto, sono stati contenti i sorrentini nell'apprendere tutto questo? Sì, ci hanno incoraggiato molto, contenti, anche un poco così presi dalla novità, però allo stesso tempo siamo riusciti a organizzare in brevissimo tempo quello che vogliamo. Diciamo che lei è il padre responsabile, il frate responsabile di tutto questo. Sì, giuridicamente è così, ma in realtà ci responsabilizziamo insieme. La vita fraterna è fatta così. E il suo ruolo qual è, Frate Antonio? Io, il mio ruolo è un ritorno qui a Sorrento, perché già ci sono stato parecchi anni fa, 7 anni fa. Io ero anche diocesano, quindi non è... E poi ho fatto un cammino per diventare frate e sono frate con la professione solenne da 2 anni, 17 maggio. Bellissimo. Sono anche della mia ordinazione sacerdotale, quindi io... faccio 46 anni a maggio di sacerdozio. Bellissimo, complimenti, auguri. E l'ho visto tornare con delle vettovaglie, è lei che pensa al sostentamento dei frati? Sì, noi ci avvicendiamo. Vi avvicendate? Sì. Ma così già fatto o anche ai fornelli? Sì, anche ai fornelli, molto bravo in cucina. Frate Antonio, bellissima l'idea ieri di far uscire San Francesco e fare una passeggiata lungo la villa. Ho incontrato poco fa, mi sono incontrata anche col sindaco e anche lui era, ne abbiamo parlato, è entusiasta di questa idea. Quindi è una cosa che potremmo riproporre ogni anno in occasione della festa di San Francesco. Io prima di tutto ringrazio il sindaco perché è stato così gentile e si è subito proposto per istituzionalizzare la festa di San Francesco, l'incontro nel Palazzo Comunale il 4 di ottobre, come abbiamo fatto ieri, e poi ci lascia tutta la giornata a disposizione del convento, quindi non ci saranno iniziative dell'amministrazione comunale nel nostro convento, perché sapete che è condiviso. Sì. Quindi già nel 2017 c'è un po' questa prospettiva che organizzeremo maggiormente nei particolari. Ma una cosa in particolare ce la metterete, la benedizione degli animali? Beh, insomma, non è proprio legata a San Francesco. Eppure è una tradizione che da queste parti sì, ci sta. Ma cerchiamo di tenere anche presente il contesto in cui si trova il convento e anche la internazionalità, che in qualche modo va anche tanto rispetto per gli animali. ci potrebbe essere invece una benedizione al mare. Ecco, anche questo sarebbe molto bello, molto interessante come proposta. Adesso invece ci accingiamo ad ascoltare un concerto di là nella chiesa. Ero convinta che l'avreste fatto nel chiostro, invece qui in chiesa è molto per organo. È per organo e quindi sarebbe stato un poco difficile. Interpelliamo un'altra persona su tutto questo. Grazie comunque della vostra disponibilità.